Buongiorno, è stupendo, davvero stupendo accogliervi a questa nuova puntata dei nostri 1800 secondi. Siamo in questa giornata estiva, è caratterizzata dal caldo, dai colori, da un'aria frizzante che ci regala una bella energia un po' come l'energia che cerchiamo di regalarci durante proprio questa mezz'ora in cui facciamo una chiacchierata con degli ospiti che devo dire sono davvero tutti molto illuminanti. E anche oggi abbiamo due ospiti che mi viene difficile definire, due persone, due amici eh, particolari che anche loro hanno accettato con grande entusiasmo di regalarci un pezzettino delle loro vite. Oggi abbiamo con noi il nostro professore Maurizio Dall'occhio, grazie Maurizio. Ciao Elena, piacere. E poi abbiamo Paolo Scaroni. Grazie Paolo per esserci vicino ed essere qui anche oggi. Grazie, Elena, che bello essere qui oggi. <ride> bello anche per noi, davvero Paolo. Eh, presentare i loro due è davvero un'impresa un po' ardua, però di Maurizio. Sappiamo tutti che è un professore di finanza di Bocconi e quindi non vorrei dire due parole sulle sue competenze tecniche, ma vorrei condividere con voi un pensiero che mi capita spesso quando incontro gli alunni e devo dire che per lavoro ma anche per piacere incontro tanti alunni. Quando appare il tuo nome nelle chiacchiere... È indiscussa la bravura come docente, ma quello che arriva di più, e quindi mi fa piacere condividerlo con te, è quello che tu, prima di essere un professore, sei un uomo un po' speciale, che interpreta questo lavoro proprio un po' come una missione di vita. E quindi gli studenti mi dicono, ma il professor Dall'Occhio c'è cioè, stato vicino adesso, ma è stato un po' un faro durante tutto il percorso di crescita. E persone come te sono quelle che rendono la nostra università un po' speciale. E poi abbiamo Paolo, curriculum stellare, quindi qui quasi vorrei dire quasi niente perché rischio davvero di essere un po' limitativa nel raccontarti. Però posso dire che è una carriera insomma, costellata da, tante, da tanti ruoli nelle aziende primarie del panorama economico. Nasci un po' in McKinsey, quindi sei passato dalla consulenza all'industria, passaggio anche nel calcio, e quindi nasci appunto in McKinsey, poi contribuisci alla crescita di San Coben, di Techint, di Pilkington, Enelene, insomma sono troppe le aziende, <ride> ne hai fatte di tutti i colori. E quindi anche questi due ospiti intuiamo che ci regaleranno davvero una bella energia intraprenditiva. Il tema di oggi è l'energia nelle sue diverse declinazioni. Ma direi partiamo con la nostra chiacchierata. Anche con voi vorrei dire quello che c'è scritto sulla carta d'identità. È la domanda classica con cui apriamo i nostri 1800 secondi. È una parolina. Vi identificate in questa parola? O se potete. Se poteste la cambiereste, vuoi iniziare tu? Facciamo iniziare il prof. Ma sì, ma volentieri. Cosa vuoi che ci sia scritto? C'è scritto docente universitario e avendo laureato 4.000 studenti mi ci riconosco perfettamente. Beh, lui la lascia. E tu, Paolo? Io, a me piace la parola dirigente. Perché allora io ho fatto tante cose nella mia vita, lo dicevi tu e forse qualcuno lo sa. Però non sono mai stato imprenditore. Mai. E Penso che ci sia una grande differenza tra fare il dirigente e fare l'imprenditore. Anzi, io vado più in là. Dico, nel mondo animale, i dirigenti come me sono dei gattini e gli imprenditori sono delle tigri. E lì è la differenza che vedo tra i due ruoli. Quindi sono un dirigente, non sono una tigre. Bene, però magari il dirigente con l'imprenditore può fare belle cose, è un po' complementare. Ah, certo, certo. Benissimo, quindi eh, dicevo che siete due persone diverse, ma siete accomunate sicuramente da qualche caratteristica. Una, una di queste è la chiarezza della vision e il valore che, pur con ruoli diversi, attribuite al finance. Dicevamo che tu hai vissuto tantissime esperienze all'interno delle aziende. Mi piacerebbe, Paolo, capire da te quando il finance può essere veramente un volano dell'innovazione. Quando invece rischia di ingabbiare un po' l'energia imprenditoriale, l'energia del business. Beh, dunque, qua sul finance potremmo dire tante cose, ne vorrei dire due sole. Primo, che io ho fatto tante volte il CEO nelle aziende, ma il CFO, quindi il capo della finanza aziendale, io ho sempre visto come una persona indipendente, indipendente da tutti, anche dal CEO. E perché lui è lì per rispettare le regole del paese, le leggi, la contabilità, la buona gestione e quindi ho sempre dato a questa funzione finance all'interno dell'azienda una grande indipendenza e un grande ruolo. Poi invece venendo a cosa serve la finance, serve a tutto, perché il modo, adesso il professor Dall'Occhio lo potrebbe dire molto meglio di me, la finanza è il modo in cui il denaro fluisce da chi ce l'ha alle imprese e alle nuove imprese, ed è questo fondamentale meccanismo per allocare il denaro nel modo migliore. Quindi potete immaginare quante volte mi è capitato di utilizzare le competenze di finanza che io non avevo per, per portare avanti i miei progetti. Ma Maurizio, ti ritrovi in quello che dice Paolo e se ci vuoi aggiungere qualcosa dalla tua prospettiva? Paolo ha ragione, però voglio dire una cosa, la prima su tutto. Quando rinasco faccio il professore di marketing e non di finanza. Perché comunque la finanza è contornata da un'alea di negatività, perché eh, si vede eh, il, la persona golosa, la persona che vuole portare rapidamente a casa tanti denari. Allora quello fa la finanza. Ecco, è l'esatto contrario di ciò che la finanza reale, la finanza d'azienda è. finanza d'azienda, come ha detto eh, lucidamente Paolo. Si occupa di raccogliere le risorse, si occupa di fare delle valutazioni perché le risorse siano bene utilizzate, si occupa di gestire il rischio, possibilmente comprimendolo, si occupa di operazioni straordinarie che favoriscono la crescita, in sostanza realizza le condizioni perché le imprese e quello che sta intorno alle imprese, le famiglie, le banche, eh, l'entità no profit, i governi, possano crescere in equilibrio. Bella, un'interpretazione complementare che ha aggiunto un bel sapore. Quindi questa domanda l'abbiamo legata un po' all'energia in senso metaforico, ma il tuo nome Paolo abbiamo detto prima legato a tanti settori, ma indubbiamente ti abbiamo ascoltato anche recentemente su diversi media, è legato al settore proprio dell'energia. Quindi se ci spostiamo a parlare di energia proprio come settore, eh, argomento molto notiziato, ma mi piacerebbe sapere dalla tua, eh, dal tuo punto di vista... Quali vedi oggi le sfide che il settore energetico ci offre, nelle condizioni anche geopolitiche che abbiamo, e, e qual è il tuo punto di vista? E magari se ci vuoi anche dire cosa ci capiterà il prossimo inverno, qui noi facciamo domande anche un po' così. Beh, però su questo tema potrei parlare a lungo, ma cercherò di dare qualche piccolo flash. No? Allora, eh, fresh, delle cose a cui la gente non pensa. Allora, la prima, perché i prezzi del petrolio sono così alti? Sono così alti perché i consumi sono ripartiti, ce ne accorgiamo quando andiamo all'aeroporto o prendiamo l'autostrada, e le compagnie petrolifere per cinque anni sono state sotto assedio degli investitori, di tutti gli stakeholders, dicendo non investite più nel petrolio. Ma se noi non cambiamo i nostri comportamenti, continuiamo ad andare in aereo, continuiamo ad andare in automobile, beh... Creiamo uno squilibrio tra domanda e offerta, che è quello che sta avvenendo in questo momento. Poi, poi c'è il grande tema del gas, che per la verità è un tema tutto europeo, eh, tutto europeo. E, e sul quale eh, pensa proprio ieri facevo una riflessione, no? lo dicevo prima Maurizio, una riflessione e che poi ho acceso la televisione e ho sentito eh, Lucio Caracciolo, che ha detto la stessa cosa che avevo pensato io. Ho detto: ma forse allora non ho pensato una stupidaggine. Cioè. Siamo tutti preoccupati del prossimo inverno. Ci sarà il gas? Non ci sarà il gas? Cosa farà la Russia? Questo è il grande tema. Per noi centroeuropei, naturalmente tedeschi, austriaci, italiani e non solo. Allora, ieri cosa è successo? Che questa turbina della Siemens messa in Canada è stata spedita in Russia violando le sanzioni che noi stessi abbiamo applicato alla Russia. Allora, questo non può che essere, a mio parere il risultato di un'intesa, di un accordo, un accordo che sicuramente la Germania ha propiziato, ma che ha visto coinvolti gli americani e i russi. Questo mi fa pensare, ma vedremo se sbaglio, lo vedremo perché lo dico oggi, che entro il mese di luglio il Nord Stream ripartirà e se riparte il Nord Stream il problema dell'energia che ci deve riscaldare l'inverno prossimo del gas sarà un problema sostanzialmente superato. Se non succedono altre cose, quindi ho una parola d'ottimismo sul futuro, sul futuro a breve termine del gas in Europa e, e che peraltro condiziona tante cose, certo come ci scaldiamo, ma anche l'economia europea e così via. Quindi lì comincio a essere ottimista. Bene, grazie per due cose. Per il messaggio di ottimismo, ma anche per la tua chiarezza, perché appunto il pubblico che ci segue è un pubblico molto trasversale, per la chiarezza con cui riesci sempre a passare anche concetti alle volte complicati, ma molto coerenti e che arrivano al punto. Ma Maurizio, rimanendo sempre nel settore appunto, energetico, secondo te, alla luce anche di quello che ha detto Paolo, il valore di un brand o di un'azienda? legato al mondo energetico, a quali asset è più legato anche alla luce di questi cambiamenti che si stanno moltiplicando, alcuni magari ci sfuggono anche, cioè facciamo fatica a vederne la traiettoria, quindi nel momento in cui devo valutare la solidità di un brand o di un'azienda, tu da esperto di valutazioni, se ci vuoi condividere un pensiero. Ma guarda Elena, io credo che le aziende dell'energia, come tutte le altre aziende al mondo, quasi tutte le altre aziende al mondo… Valgono in funzione dei flussi di cassa, dei soldi che riescono a liberare. E da dove derivano i flussi di cassa per un'azienda energetica? Ma da tre fonti. Dalle tecnologie, come sempre avviene in aziende che hanno eh, una radice tecnologica importante, dalla dimensione delle riserve o, se preferisci, dalla capacità. Delle quali dispongono e poi naturalmente al portafoglio clienti. Queste tre sono le vere fonti di generazione di risorse, di generazione di cassa, che tipicamente connotano anche le aziende energetiche. Su questo è necessario fare fondamento per determinarne il valore. Quindi ancorarsi, il suggerimento è teniamo fermi questi tre punti e governiamoli proseguirei con Maurizio su eh, anche quello che stava dicendo perché mi collego a due cose quello che stavi dicendo adesso e mi è piaciuta la definizione della carta d'identità che faresti il professore di marketing perché per chi non lo sapesse io sono laureato in marketing quindi faremo dal uno scambio Baldani. dal professor Valdani <ride> però recentemente eh, non magari tutti sanno ma hai lanciato questa bellissima iniziativa del laboratorio Repair qua in Sdavocconi che eh, unisce proprio un po' quello che dicevi, del valore di una finanza diversa da quella che forse in più anche un po' per leggerezza credono sia la finanza. Quindi se ci dici proprio due parole del valore di questo laboratorio. Grazie, grazie per avermi chiesto, questo è il mio bambino più recente, forse il bambino più importante, per cui ci tengo particolarmente. La finanza REPAIR, in realtà REPAIR è un acronimo che sta per Responsible, Patient, Reliable, per cui responsabile, paziente e affidabile. Come deve essere la finanza? Non ingorda, ma responsabile, non eh, assetata di risultati fra un quarto d'ora, ma proiettata nel lungo periodo e poi non proponendo dei valori che sono disvalori, proponendo dei valori che sono tali, eh, il lungo termine, la sostenibilità, la generazione di benefici condivisi. Devono essere nel DNA della finanza e sempre più lo saranno. Adesso non è il caso di entrare in tematiche che sono legate al mondo ISG, ma una cosa mi è chiarissima: uno, che le imprese, le imprese non possono continuare a guardare esclusivamente alla trimestrale con i direttori finanziari che hanno l'acqua alla gola il 30, il 30 di marzo, il 29 di giugno e, e tutte queste scadenze. Le imprese devono avere una vita lunghissima e non possono essere condizionate al breve termine, per cui pazienza. E d'altra canto non è neanche più possibile che investitori vadano ad allocare risorse sulle imprese pensando nel brevissimo termine di rientrare immediatamente in possesso di quelle risorse impoverendo le aziende nelle quali hanno, hanno investito. Ecco, Repair va in questa direzione vuole andare a valorizzare il DNA vero della finanza possibilmente mettendo da parte o infine, e diciamocelo pure, uccidendo l'ingordigia e l'orizzonte di breve termine. Che pensiero! E qua adesso faccio una domanda difficilissima a te Paolo. <ride> no, innanzitutto lui parlava di ritornare al DNA della finanza, quindi mi piacerebbe sapere se ti ritrovi nel vero DNA della finanza, quindi la sua prospettiva. E che ruolo vedi nella transizione energetica? Che ci ha fatto piacere eh, vedere questa tua luce di ottimismo, il ruolo della finanza che ruolo ha proprio in questa transizione energetica che comunque dovremo affrontare. Ah, dunque, eh, la finanza ha un ruolo fondamentale nella transizione energetica. Pensate, vi do soltanto una cifra, che dal 2004 al 2021 nelle rinnovabili, quindi... Eolico e solare sono stati investiti 3,4 trilioni di dollari. Allora, cosa vuol dire? Che la finanza è riuscita a canalizzare 3,4 trilioni di dollari in investimenti, diciamo in tutto il mondo di vario tipo, tutti finalizzati alla transizione energetica. Beh, nonostante questo colossale investimento. Le fonti rinnovabili, queste due fonti, rappresentano il 2,5% del consumo di energia del nostro pianeta, quindi sono ancora piccolissime. Per arrivare dove vogliamo arrivare, il famoso net zero by 2050, la finanza deve andare a raccogliere decine di trilioni di dollari da investire per permetterci di realizzare la transizione energetica a cui noi tutti vogliamo arrivare. Tra parentesi, all'interno di questa transizione energetica ci potrà essere, poi non, non voglio sollevare polemiche, non lo dico io, lo dice l'International Energy Agency, ci potrà essere il nucleare, che vuol dire investimenti colossali, colossali. Ogni centrale nucleare può costare svariati miliardi di dollari. Voi potete immaginare in questo che ruolo avrà la finanza mondiale per farci fare quello che vogliamo fare. Tu vuoi aggiungere qualcosa ti Ma ritrovi? Mi ritrovo, due cose però voglio aggiungere, quello che dice Paolo naturalmente soprattutto sul fronte energetico è ipse dxit fine, il tema vero che vorrei sollevare però è che i governi in questo momento e non soltanto i governi dispongono delle risorse che possono essere destinate alle finalità che Paolo diceva, um, il 37% dei dollari che siano mai stati stampati nella storia degli Stati Uniti sono stati stampati nel 2020. Questo vuole dire che la liquidità di sistema esiste, cioè il nostro PNRR eh, è ingolfato di denari che sono destinati anche alla transizione energetica. Quello che ci viene da dire speriamo che ci arrivino. Vero. Adesso vorrei un po' allentare questa chiacchierata, perché qui abbiamo, abbiamo condensato, vero che sono 1800 secondi e vorrei spostarmi per un attimo sul calcio non da tifosa. Quindi oggi non parliamo tra tifosi, qui siamo professionisti e però siccome sappiamo che siete tifosi, quindi lo sappiamo tutti, ma sappiamo che vi occupate anche di calcio e avrei una domanda forse un po' out of the blue. Secondo te, Paolo, come mai il calcio, che comunque è un settore così chiacchierato da N punti di vista riesce ad attrarre le persone in una maniera così massiva, trasversalmente di ogni provenienza culturale, cioè, è proprio un volano di attraction. Secondo te perché? Allora, secondo me il calcio piace da matti, perché è uno sport di squadra, gli sport di squadra piacciono, televisivamente è molto adatto, ha durate prestabilite a differenza per esempio del tennis, ma una cosa a cui la gente non riflette. Che ha dei punteggi molto bassi. Cioè il calcio uno lo vince facendo un gol, fa 1 a 0 ha vinto. Questo fa sì: il punteggio così basso fa sì che è molto imprevedibile. Certe volte una squadra più debole riesce a segnare, magari per una ragione, per una ragione strana, mantiene il vantaggio e batte una squadra infinitamente più forte. Questo crea quell'imprevedibilità e quel fascino che fa del calcio un argomento di conversazione, un argomento di vita e poi genera dei tifosi scatenati che per il calcio sono pronti a tutto. Sì, io ho anche qualche collega che è così, ma non vado oltre. Eh, se tu magari vuoi aggiungere, perché era un concetto che mi incuriosiva, se vuoi aggiungere qualcosa a questo e magari se ci dai però anche il tuo punto di vista, perché le società calcistiche poi sono delle vere e proprie aziende, quindi ancora una volta che cosa ne determina il valore? Abbiamo visto in un settore energetico, ma cosa crea il valore di una società calcistica? Senti, sicuramente aggiungo soltanto un tema. Eh, il calcio rappresenta qualcosa che si trasmette di generazione in generazione. No? Eh, I nostri nonni probabilmente avevano veramente solo quello al quale ambire e aspirare per passare la domenica. Noi abbiamo mille altre alternative, ma il calcio è rimasto perché i nonni ce l'hanno trasmesso in qualche modo. Io mi ricordo Nonno Rocco, mi portava allo stadio e io ho visto il Trio Grenoli e naturalmente non potevo che poi, evidentemente, assumere sotto il profilo del tifo, un orientamento che è quello che mi connota ancora anche quest'oggi. Ma avendo detto questo, tu mi hai detto eh, in funzione di che cosa valgono le imprese calcistiche, le aziende di calcio. La risposta è non ne ho la benché minima idea. Avendo detto questo, eh, cerchiamo di dare un contorno di razionalità. Prima, quando mi hai chiesto in funzione di cosa valgono le aziende energetiche, ti ho detto in funzione dei soldi che riescono a liberare. Le aziende calcistiche non valgono in funzione dei soldi che riescono a liberare, valgono essenzialmente in funzione di due elementi, poi ci sono sempre anche i soldi, ma due elementi addizionali rispetto alle altre. Uno, un'azienda calcistica è un'azienda visibilissima, per cui ha un potere di influenza straordinario e... L'ente, che sia una persona fisica, che sia una società, che sia un fondo che possiede la società di calcio, ha una visibilità, acquisisce una visibilità domestica e internazionale che probabilmente mh, sarebbe ben difficile riuscire a conquistare. Secondo tema importante: l'azienda di calcio nel mondo si sta trasformando in un'entità di entertainment. Per cui non si tratta soltanto di valorizzare la partita in quanto tale, ma tutto quello che c'è intorno alla partita, ai calciatori, alla storia, all'esperienza che si può vivere e naturalmente l'attività commerciale che si può costruire intorno. Per cui questa transizione da azienda sportiva ad azienda di entertainment credo che lasci intravedere delle possibilità, qui sì, di generazione in futuro di flussi di cassa, cioè di soldi. Ecco, posso dire ancora una cosa sul calcio? No. Quando tu sei presidente di una squadra di calcio, sei uno che ha due montagne da scalare contemporaneamente. Una montagna che sono i risultati sportivi, perché se perdi tutte le partite, e l'altra è il conto economico. Quindi devi riuscire a avere un conto economico che funziona, quindi ricavi, costi e nello stesso tempo sportivi. E le due cose vanno insieme, perché se vinci tutte le partite ti aumentano i ricavi, perché hai più sponsor. No? E tu devi seguire queste due, queste due scalate in contemporanea per raggiungere il massimo dei risultati. Allora, il Milan nel 2022 questo l'ha ottenuto. Speriamo che continui a ottenerlo. <ride> e per i tifosi milanisti ce lo auguriamo tutti noi, sì, viva e, la sportività. Se posso dire Elena, eh, so di contrariare eh, il mio rettore uscente e entrante, eh, entrambi sono interisti e devo dire che eh, insomma, il fatto che il Milan quest'anno sia riuscito in questa doppia scalata, insomma ai due qua presenti fa particolarmente piacere. Io, Chiuderei sul tema del calcio, ma mi collegherei su un ringraziamento che vi anticipo, perché abbiamo scoperto davvero aspetti vostri di persone, che quindi abbiamo scoperto anche degli aspetti di creatività, di, di proprio originalità di pensiero. E quindi vorrei farvi una domanda, sempre siamo legati al tema dell'energia, se voi vi definireste, vi vedete più come energetici o energivori? Sai cosa, io sono sicuramente... Eh, mangiatore di energia, per cui sono energivoro, con 40 maratone alle spalle pensa quanta energia ho sparato fuori. Per cui... e tu Paolo? No, io spero di essere più energetico che energivoro, devo dire, perché do una grande importanza all'energia, a quella che hai e a quella che sai trasmettere alla gente che lavora con te. Perché trasmettere energia vuol dire motivare e io penso che la differenza tra una persona motivata e non motivata è abissale. Quindi se riesci a essere energetico e a rendere energetici gli altri, tutto va bene. È vero, e poi questa cosa è un po' contagiosa, no? si creano questi flussi di scambi, di positività. Un'altra domanda che mi piacerebbe avere, cioè ci avete raccontato, abbiamo visto uno spaccato di due uomini che hanno fatto tantissime cose, con bellissime idee e anche cose realizzate. Ma sicuramente due persone come voi avranno qualche sogno nel cassetto, quindi un prossimo progetto, prima dicevi le due montagne da scalare, già quello è molto motivante. Però se pensi ai tuoi prossimi dieci anni, qual è un sogno che vorresti costruire Paolo? Ma guarda, io ho avuto una vita così bella e così piena di cose che faccio fatica a immaginare ancora un cassetto davanti a me pieno di tante altre cose belle. E, ma ecco, mi, mi accontento di, una, di, una, di qualche cosa più a breve termine, che il Milan continui a fare bene, perché veramente mi ha dato un tale piacere i risultati di quest'anno che lo vorrei ripetere ancora l'anno prossimo, magari in Champions League. E tu, Maurizio? Guarda, Elena, ho un desiderio che è irrealizzabile. A me piacerebbe fare una gara di Coppa del Mondo di Sci. <ride> però per motivi di età e anche perché non mi hanno mai invitato, eh, non è vero, ma comunque eh, non succederà. Ne ho invece uno realizzabile e una volta o l'altra a breve mi, mi riprometto di... Vorrei mettere insieme una volta tutti i miei laureati. Quanti sono? Sono più di 4.000 e per cui avrò bisogno di affittare San Siro, ma spero che tu mi dia una giusta. Eh, certo, no? certo. cui... E qui avrò da lavorare anch'io. Cioè, 4.000 che si sono laureati con te. 4.000, fra cui Alvise il suo figlio. figlio è vero, 4.000. Bene, quindi su questa bellissima notizia sarà felice anche il mio team che abbiamo un altro bel progetto da portare a termine per il 2023 o 2024. Non mettiamo il tempo. Eh, io anche con voi vorrei dilatare questi 1800 secondi, vorrei proseguire in questa chiacchierata, ma mi ritrovo a dirvi grazie, infinite volte grazie per questa mezz'ora che è stata davvero bella, energetica, per quello che dicevamo prima, illuminante. E vorrei quindi ringraziare anche tutti gli amici che ci hanno seguito fino ad oggi e augurare a tutti delle splendide vacanze. Dicevamo che oramai siamo in estate, quindi un'estate che ci dà delle belle energie e noi ci ritroveremo dopo l'estate e come sempre scriveteci, scrivete commenti, mandateci mail con tutti i canali che volete e noi saremo qui ad ascoltarvi, ad accogliere le vostre idee. Grazie a tutte, grazie, grazie. infinite a voi due davvero. A te Elena.